Qui riuniti per parlare finalmente della ruota di fortuna e capire come metterla in moto. Infatti, diciamo che questo potrebbe essere il tema principale di questa carta, l'argomento principe. Ma andiamo subito a vedere dove si staglia all'interno della nostra sfilata degli arcani maggiori. Per capire dove collocarla, basta ricordarci della nostra ultima puntata dedicata all'eremita. L'eremita era 9, quindi oggi parliamo della ruota di fortuna che per forza di cose deve essere il 10. Se ci ricordiamo che l'eremita era una crisi, un momento di analisi profonda che imponeva solitudine o comunque un'introspezione solitaria incontaminata dal giudizio e dall'influenza altrui, perché necessitava di essere appunto una crisi profonda, una crisi profonda in cui essere disposti a mettere in discussione tutto e capire come procedere, quindi analizzare il passato, analizzare ciò che si è fatto fino a quel momento per poter concludere un ciclo in modo completo con la ruota di fortuna e poter poi cominciare un nuovo ciclo con la forza. Infatti la forza, l'abbiamo già detto quando abbiamo affrontato il mago che è il numero uno, è l'altro inizio dei tarocchi, quindi se con il mago iniziavamo la prima decina, con la forza iniziamo la seconda decina, il secondo percorso degli arcani maggiori. L'altra carta che ha un rapporto privilegiato, particolare con la ruota di fortuna è sicuramente il giudizio. Infatti, se la ruota di fortuna è il 10, quindi una X, il giudizio è il 20, quindi 2x. Entrambi sono due punti di culmine del ciclo, ma se la ruota di fortuna è molto più enigmatica, basta guardarla, non si capisce cosa sta succedendo esattamente intorno a questa ruota, non si capisce se è ferma, cristallizzata, se si sta muovendo, se viene trascinata in basso, se viene trascinata in alto, non si capisce bene che cosa sono queste strane creature che la popolano. Non si capisce se è poggiata su un piatto di spaghetti azzurri o se riesce a galleggiare sull'oceano senza affondare. Non si capisce cosa sta succedendo, è molto enigmatica. Bisogna ogni volta cercare di estrapolare un significato che può essere molto diverso a seconda dei casi, a seconda delle carte che circondano, che precedono o seguono la carta della ruota di fortuna. Invece, con il giudizio abbiamo un altro tipo di culmine di ciclo. Infatti, il giudizio è una carta che io definirei in generale gloriosa. Per me è una carta che quando la vedo per me è sempre positiva. Sicuramente potrei sbagliarmi, nel senso che tutte le carte hanno un loro potenziale ombra, un loro potenziale negativo, ma io tendo a vedere la carta del giudizio come una carta liberatoria, una carta miracolosa, che fa succedere qualcosa di incredibile, che dà l'opportunità di svoltare un destino. Poi la vedremo meglio, non vedo l'ora di estrapolarla, di disegnarla in grande, così sicuramente avrò delle illuminazioni in più su alcuni aspetti, su alcuni dettagli, però è una carta molto più sbilanciata, ecco, questo era quello che intendevo dire, meno enigmatica. È chiaro che ha tantissimi significati potenziali, anche negativi. Però diciamo che sono più circoscritti, sono più caratterizzati, mentre la ruota di fortuna è in un certo senso più neutrale quando ci compare davanti. Ma andiamo ad analizzarla, non perdiamoci in altre ciance. Allora, che cosa vediamo effettivamente davanti ai nostri occhi quando parliamo di ruota di fortuna? Vediamo effettivamente una ruota con 6 raggi. Che sì, appunto, è sorretta da questa struttura, non c'è niente di particolarmente strano nel fatto che sia sorretta da questa struttura, c'è questa manopola che dovrebbe appunto attivarla. Ma che cos'è il suolo su cui poggia? Lo dicevamo anche prima. Io l'ho sempre visto come acqua, però effettivamente, se fosse acqua, vorrebbe dire che questa ruota di fortuna riesce a galleggiare sull'acqua. Il che è assolutamente plausibile perché stiamo parlando di tarocchi, quindi di qualcosa che può tutto, si può tutto nei tarocchi. Però
Però potremmo anche vederlo come invece un territorio spirituale, quindi in realtà un terreno solido, ma dalle qualità spirituali, quindi apparentemente reale, ma la cui natura, più profonda è in realtà spirituale, quindi mutevole, proprio come l'acqua. Allora, in questa ruota di fortuna vediamo tre personaggi molto particolari. Dunque, partiamo da questo personaggio inquietante, Rosa Carne, che sembra un po' un maniaco. Mi somiglia? Spero di no. In realtà è il personaggio con il volto più normale dei tre, ma risulta comunque inquietante. Perché è Rosa Carne, ha queste braccia stranissime, sembra una sottospecie di Gollum. Comunque, la cosa più rilevante di questo personaggio è sicuramente il fatto che sia Rosa Carne e che cerchi di spingere la ruota di fortuna verso il basso. Questo è abbastanza facile e scontato da interpretare, spero ci arriverete anche voi se avete seguito fino a qui. Essendo Rosa Carne, ci parla della nostra parte materiale. Con materiale non bisogna per forza pensare a qualcosa di basso, istintivo e spregevole, è semplicemente la nostra realtà, cioè noi siamo incarnati nei nostri corpi, quindi è la nostra mortalità, il fatto che siamo in vita anche, quindi racchiude in sé anche il fatto che il nostro corpo è l'unica cosa che ci tiene in vita, nel senso che senza il nostro corpo noi non potremmo essere in questa realtà. Però appunto ci spinge verso il basso perché ci spinge ad incarnarci, quindi ad incarnare il nostro destino. A viverlo nella materia, perché noi abitiamo la materia. La cosa molto interessante di questa figura, a parte il fatto che è appunto un po' informe, è un po' informe, quasi un po' anche infelice nel volto, questo perché secondo me comunque rappresenta a livello invece un po' più limitante, non voglio dire negativo perché comunque non è negativo di per sé, ma rappresenta il fatto che comunque noi siamo regolati, essendo incarnati nella materia, da una serie di istinti che è come se fossero un po' dei programmi, proprio come se noi fossimo appunto programmati per fare certe cose. E questo non è, a questo non si sfugge in un certo senso, cioè noi siamo programmati per morire, per esempio, noi non possiamo sfuggire alla nostra mortalità. Poi ci sono altre cose a cui possiamo sfuggire e che dipendono anche da altri gradi di coscienza, per esempio, non lo so, il bisogno di riprodurci, la fame, la sete, i bisogni fisici. Quindi, questo essere informe, io lo vedo un po' come un essere in balia, un essere un po' senza forma, essere un po' in balia degli istinti, essere poco affinabile, perché comunque le caratteristiche di questo personaggio sono appunto affinabili fino a un certo punto. Comunque di per sé tendono a cercare di incarnarsi in tutti i modi e ad eseguire il programma dell'istinto per come è stato progettato dalla natura. A ribadire questo concetto legato soprattutto alla riproduzione, c'è questo strano culetto di questo essere color carne. Mi piace usare la parola culetto perché la parola sedere mi sa di sedere flaccido. Invece questo sembra essere un culetto quasi ipermuscoloso, con tante protuberanze. Ed è strano che la creatura ci tenga a mostrarcelo, perché comunque è vestita, ha una gonna, ma questa gonna non riesce a coprire le sue nudità. Però una cosa che ho notato e a cui ho pensato disegnando il tarocco, abbiamo anche una coda. Questa coda mi ricorda, nella forma della sua parte terminale, mi ricorda la testa di un uccello con il becco. L'espressione di questo uccello mi sembra sofferente, soprattutto se la paragoniamo all'altra coda e all'altro pseudo uccello, testa di uccello, di quest'altro personaggio che poi andremo a vedere. Questa testa di uccello di carne
è come se anelasse a un qualcosa, a un qualche genere di soddisfazione, e in questo suo anelare ha un qualcosa di disperato. Non so se riuscite a vederlo, se è abbastanza grande il disegno, ma c'è un anelare un po' disperato che è tipico dei bisogni materiali, istintivi, della nostra condizione materiale. In fondo noi cerchiamo un appagamento che però anche quando lo otteniamo è sempre parziale, quando si tratta appunto di bisogni fisici, materiali, umani. Perché anche l'umanità in generale, questo personaggio, non è soltanto mangiare, bere, scopare, scusate il termine però per dire, nel senso che è anche proprio il nostro essere umani, limitati, quindi ci parla anche dei nostri bisogni emotivi umani, se non vengono elaborati con l'aiuto dell'intelligenza, di un tipo di intelligenza che però tende verso l'alto. Se li governiamo con un'intelligenza basilare, quella legata alla sopravvivenza, anche le emozioni rimangono relegate, in questo ambito appunto molto materiale, molto istintivo. L'altro personaggio che diciamo è alla stessa altezza del nostro personaggio color carne è questa strana creatura gialla. Allora, questa strana creatura gialla è come se stesse bloccando la ruota con le sue gambe, come se fosse incastrata tra la manopola, il raggio e il diametro con le gambe, perché è proprio seduta sulla ruota della fortuna. Ma perché questo personaggio giallo sta incastrando la ruota? Perché la creatura color carne sta dando una spinta verso il basso, mentre la creatura gialla che sta anelando all'alto, perché ricordiamo che il giallo è il colore dell'intelligenza, quindi un tipo di intelligenza che non è basilare, non è l'intelligenza che ci serve per sopravvivere, ma è quell'intelligenza che è attratta dall'enigma dell'anima e lo vuole incarnare, vuole aiutare l'anima ad incarnarsi attraverso l'intelligenza. Bisogna cercare di far entrare in comunicazione tutte e tre le creature, infatti sono tutte e tre in potenziale comunicazione. Ma diciamo ancora qualcosa in più su questa creatura gialla. Ha tre orecchie, due sono esplicite, sono proprio due orecchie da animaletto. Il terzo orecchio è questa sottospecie di fessura vagina che possiamo interpretare come un orecchio, ma non è tanto importante, che sia o meno un orecchio, potrebbe anche essere una bocca. Il punto è che è una terza cavità, quindi ribadisce quanto sia importante in questo genere di intelligenza che anela verso l'alto la ricezione più che l'espressione. L'essere ricettivi piuttosto che attivi, perché la sua bocca è serrata, quindi questa intelligenza non ha bisogno di dimostrarsi all'esterno, non ha bisogno di sputare opinioni, appunto non ha bisogno di sentirsi intelligente, non è quel tipo di intelligenza legata all'ego, è quell'intelligenza pura che preferisce tacere, perché se non tace non può sentire. Sia nel senso didascalico di sentire e recepire a livello sensoriale tutto ciò che è esterno, tutto ciò che non è lui stesso, ma anche sentire a un livello altro, rappresentato da questo strano orecchio, che non sappiamo esattamente che cosa sia, non sappiamo nemmeno che organo sia nella fisionomia di questo animale. In ogni caso, sentire, recepire piuttosto che invece agire e buttare fuori. Tutto ciò comunque anelando al raggiungimento di questa creatura. Chi è questa creatura? È una sfinge. È l'unica creatura che non agisce direttamente sulla ruota, non sta esercitando una forza e quindi non, come dire, non si intromette nel gioco della ruota, nel gioco del su e del giù, dell'attivo e del ricettivo, del negativo e del positivo, non le interessa perché lei è al di sopra di tutto. Lei è la sfinge con gli occhi chiusi perché non reggeremmo il suo sguardo. Quindi è un mistero, potrebbe essere l'incarnazione proprio della nostra anima, o meglio, potrebbe simboleggiare il mistero della nostra anima, mistero che infatti sta con gli occhi chiusi e le cui ali non possiamo nemmeno vedere perché sono celate, quindi
è una sfinge, quindi è un enigma da risolvere. Il suo corpo è il corpo di un felino, ma lei è azzurra, non è incarnata. I suoi arti sono impacciati perché ha soltanto due dita. Questa spada la regge un po' così, non la sta impugnando. Però ha comunque valore questa spada bianca, perché se lei si collega con quest'arto, lei è collegata effettivamente all'arto color carne della creatura materiale. Sono separate soltanto da una fascia di ruota della ruota di fortuna rossa. Il rosso è l'azione, quindi l'anima può ispirare alla nostra parte materiale un'azione che sia in linea con il progetto dell'anima e quindi, per esempio, potenzialmente collegata al bisogno di purificare o comunque a una giustizia dell'anima. Ma ci sono anche altri elementi, comunque, appunto, è incoronata, quindi perché anche non ha il potere di agire direttamente quest'anima? Perché quest'anima è già completa, si trova ad un altro piano, è sulla sommità della ruota di fortuna perché è il nostro collegamento con quest'altro piano divino, con questo sopra che causa il sotto. Però lei è già completa, è già incoronata, cioè non le interessa questo battibecco. Quindi la creatura azzurra è un po' il piano della nostra anima, l'enigma del piano della nostra anima, che noi non possiamo guardare direttamente in faccia, infatti i suoi occhi sono chiusi, forse rimarremmo accecati da questa visione. Comunque non ci è dato guardarla direttamente, possiamo soltanto metterci in contatto con lei a livello materiale tramite un'azione ispirata dal suo intento. Dall'altra parte, come si collega all'intelligenza che già anela verso l'alto, verso di lei? Torniamo un attimo alla coda. La coda di questa sfinge azzurra ricorda nuovamente, almeno per quanto mi riguarda, mi ricorda nuovamente la testa di un uccello. Ma se l'uccello di carne, chiamiamolo così, anela disperato, l'uccello azzurro invece ha la bocca chiusa, quindi non ha bisogni da soddisfare, non è come il piccolo uccellino che cerca la mamma affamato aprendo il becco. Questo uccello ha la bocca chiusa e serena, e tende fino a quasi a toccarla. Alla testa della creatura gialla. Quindi, forse il collegamento tra la creatura gialla e la creatura azzurra è proprio il raggiungimento, quindi il guardare alla serenità, all'appagamento, a un appagamento che è di un'altra natura rispetto all'appagamento, in fondo inappagabile, della materialità. Quindi cercare l'appagamento dell'anima, essere disposti a soddisfare l'anima, anelare a quel tipo di appagamento. E quindi, per esempio, se ci troviamo in una situazione contrastante in cui ad essere frustrato è l'appagamento di questo tipo, l'appagamento umano, materiale, che cerca di spingere verso il basso la ruota, mentre un'altra parte di noi in realtà è insoddisfatta perché vorrebbe essere più di questo, vorrebbe innalzarsi oltre. Ecco, la risposta potrebbe essere cercare un altro tipo di appagamento e proprio incarnando quel tipo di bisogno di appagamento materiale, cercare di capire come virare questo bisogno. Cioè, c'è un modo, quando sentiamo per esempio una forte golosità, c'è un modo per mangiare un cioccolatino e entrare talmente in contatto con il nostro bisogno di mangiare il cioccolatino, con la nostra golosità? C'è un modo per far virare questo bisogno e innalzarlo? Riusciamo poi a percepire il bisogno di un appagamento superiore e ulteriore? Perché in fondo è sempre così. Siccome quando poi abbiamo finito di mangiare il cioccolatino, sì, il cioccolatino va bene, magari era buono,
magari ne vorremmo mangiare un altro. Quindi non ci ha soddisfatto fino in fondo, perché in fondo c'è un altro tipo di appagamento che chiede di essere saziato. Quindi perché continuare a cercarlo rimanendo nel piano della materialità? Perché non cercare di guardare su? E quindi cercare di appagarci al livello superiore, che è quello in cui chiediamo di essere appagati. Ecco, io credo che sia un po' questo il segreto della ruota di fortuna, non questo nello specifico, questa è una delle interpretazioni possibili per sbloccare il segreto. Il segreto è l'equilibrio tra queste tre creature, che di volta in volta è diverso, nel senso che dipende poi dalla situazione del singolo. Ognuno di noi può vedere elementi differenti in questa potenziale discordia, in questo potenziale blocco, e cercare di capire come sbloccare la situazione, come far tornare a comunicare le tre creature e quindi come tornare a far muovere la ruota. Ma torniamo un attimo alla ruota, alla sua struttura, perché potremmo anche dire che il vero protagonista di questa carta non sono tanto i personaggi, ma è il centro della ruota. Ovvero l'unico punto che non ha bisogno di muoversi, il perno immutabile ed eterno. Quindi tutto ciò che non è soggetto a sbalzi, ad alti e bassi, a positivi, negativi, appagamenti, frustrazioni. Che cosa vediamo in questo centro? Cioè noi riusciamo a proiettare o a sentire una parte di noi aderente a questo centro? Perché dovremmo sforzarci almeno nell'immaginazione di vedere una parte di noi inserita in questo centro, quindi immune a questo gioco. Infatti è interessante anche questo rispecchiamento, anima-mare, è come se l'anima fosse un elemento estratto dalla molteplicità del mare, ma potesse in qualsiasi momento tornare a tuffarsi e tornare ad essere tutto. Ultimo elemento, è molto complessa questa carta, mi rendo conto, la manopola. Quindi abbiamo anche una manopola che effettivamente può agire sulla ruota, non soltanto le creature che sono intorno alla ruota. Quindi bisogna cercare in una lettura qual è la carta che poi ha il potere di far girare la ruota di fortuna. All'interno della serie delle carte l'abbiamo già visto, è la forza, quindi energia creativa sessuale. Infatti non abbiamo riferimenti all'energia creativa sessuale in questa carta, abbiamo riferimento all'umano, allo spirituale e all'intellettuale, all'intelligenza. Manca l'elemento creativo sessuale, eccolo qui. In realtà manca nella rappresentazione. Ma abbiamo comunque un collegamento diretto con questa energia, perché la manopola poi nei tarocchi è diretta, perché il tarocco finisce qui, non finisce dove finisce il foglio, finisce esattamente dove finisce la manopola. Quindi la manopola è direttamente collegata con la forza. Abbiamo bisogno di questa forza per agire attivamente all'interno di questa carta e dare vita ad un nuovo ciclo. Vi invito a cercare di decifrare il vostro enigma all'interno della carta della ruota di fortuna, cioè a stabilire un rapporto personale con questi personaggi di volta in volta, ovviamente. Non è un rapporto definitivo e cristallizzato, però quando esce questa carta c'è da chiedersi come siamo messi a livello di questi elementi, come è messa la nostra materialità, come sono messi i nostri bisogni, a cosa stiamo allenando a livello materiale, come siamo messi a livello di pensiero, a cosa pensiamo, i nostri pensieri seguono il materiale o tendono anche verso l'alto, ma sono frustrati perché comunque la nostra energia è, come dire, vampirizzata dai nostri bisogni materiali. Eccetera, eccetera. Bene, allora io mi fermo qui, appunto invitandovi anche a cercare di vedere questa carta come un'opportunità di
di abbandonare a se stesso il nostro destino ordinario per poter finalmente intervenire nella ruota e collegarci al nostro destino straordinario, perché comunque questa è una carta che parla anche di destino, appunto, di fortuna. Ma perché si tratti di fortuna e non di stallo di questa fortuna, perché la ruota della fortuna è appunto una ruota, quindi a volte ti va bene, a volte ti va male, per farla andare come scegliamo noi di farla andare, quindi per decidere noi e non essere in balia di questa ruota, dobbiamo entrare in contatto con i vari elementi e decifrare l'enigma. Bene, ci vediamo con la prossima indagine dedicata alla forza. Quindi ci vediamo con l'inizio del prossimo ciclo. Nel frattempo, buona conclusione, buon enigma di fortuna.